a tutti. Oggi andremo a realizzare questa borsa, mini borsa greca. I materiali sono da Plexiudes, un fornitore greca che mi ha mandato questi materiali. È un filato delfino di 200 grammi, quindi con 200 grammi ho realizzato questa borsa che ha questo fondo ovale, tutto lavorato all'uncinetto. L'unica cosa che c'è bisogno in più è questa chiusura che mi è arrivata anche dal fornitore Plexiudes. Serve anche la catena, solo questa abbiamo bisogno per realizzare la nostra borsa. E poi per foderare sono a scelta, possiamo utilizzare qualsiasi stoffa che abbiamo a disposizione. Vi lascio il link sotto i video, vi lascio anche la lista dei materiali. Adesso passiamo al tutorial. Con uncinetto 3,5 abbiamo 24 catenelle. Abbiamo 24 catenelle. Inseriamo il marcapunto qui. Inseriamo l'altro marcapunto qui perché dobbiamo andare a fare degli aumenti in queste due estremità. Lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella disponibile. Continuiamo così fino a dove abbiamo il marcapunto. Arrivando dove abbiamo il marcapunto, lavoriamo 3 maglie basse. Togliamo, inseriamo nel secondo. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo così fino alla fine qui. Arrivando a questo punto, lavoriamo altre 2 maglie basse per completare 3 maglie basse in quest'angolo. Togliamo il marcapunto, inseriamo qui e lavoriamo 1 e 2. Inseriamo questo qui e chiudiamo il giro. Di nuovo facciamo un altro giro. In questo punto lavoriamo una maglia bassa, in questo una maglia bassa. Continuiamo così fino ad arrivare in quest'angolo, perché in queste 3 maglie basse dobbiamo andare a fare gli aumenti. Arrivando a questo punto, facciamo il primo aumento, lavoriamo 2 maglie basse. Togliamo il marcapunto e lavoriamo 2 maglie basse, 1 e 2. Rimettiamo il marcapunto e lavoriamo 2 maglie basse qui. 1 e 2, così abbiamo completato gli aumenti. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile.
Lavoriamo fino ad arrivare a questo punto. Arrivando a questo punto, facciamo gli aumenti. 1 e 2. Togliamo il marcapunto. Facciamo l'aumento 1 e 2, rimettiamo il marcapunto e facciamo l'ultimo aumento 1 e 2, e così abbiamo completato gli aumenti. Chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso facciamo l'ultimo giro di aumento, una catenella, e lavoriamo una maglia bassa. Continuiamo a lavorare una maglia bassa fino ad arrivare a questo punto. Arrivando a questo punto, contiamo dove c'è il marcapunto 1 e 2, quindi dobbiamo aumentare nelle 5 maglie. Lavoriamo 2 maglie basse, 2 maglie basse. Togliamo il marcapunto e lavoriamo 2 maglie basse, rimettiamo il marcapunto e lavoriamo 2 maglie basse e ultime 2 maglie basse qui. E così abbiamo fatto 5 aumenti. Adesso continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare a questo punto per fare le 5 aumenti. Arrivando a questo punto, contiamo di nuovo 1 e 2. Cominciando da dove c'è il marcapunto e aumentiamo 1 e 2, 1 e 2, togliamo il marcapunto e facciamo l'aumento 1 e 2, rimettiamo il marcapunto 1 e 2, 1 e 2, e così abbiamo completato il fondo per la nostra borsa. Chiudiamo con una maglia bassissima. Arrivando a questo punto, lavoriamo una catenella e una maglia bassa in ogni punto disponibile senza aumentare. Qui dove c'è il marcapunto giallo, inizio del nostro lavoro. Quindi continuiamo così, lavorando una maglia bassa fino ad arrivare a questo punto. Ho terminato di lavorare il fondo della borsa. Arrivando a questo punto, tagliamo il filo. E chiudiamo facendo l'assola di chiusura. Ho Ecco, se abbiamo ricreato la catenella, la blocchiamo di dietro, lo blocchiamo di dietro il filo. Questo è il nostro fondo e misura 22 centimetri per 6 centimetri. Adesso iniziamo il punto nocciolina, un po' diverso da quello che facciamo di solito. Qui è davanti e qui è rovescio. Iniziamo dal rovescio,
lavorando. Una catenella e lavoriamo una maglia, mezza maglia alta. Lavoriamo di nuovo mezza maglia alta. Questo giro sarà lavorata da rovescio. Continuiamo a lavorare mezza maglia alta fino alla fine del giro. Senza aumentare. Quindi continuiamo così fino ad arrivare a questo punto. Arrivando a questo punto, togliamo il marcapunto e chiudiamo il giro con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Lavoriamo mezza maglia alta qui, uno, mezza maglia alta qui, due, e mezza maglia alta qui, tre. In questo punto successivo dobbiamo lavorare punto nocciolina. Lavoriamo uno, due, 3, 4 e 5. Chiudiamo, però non facciamo una catenella come facciamo di solito. Prendiamo il filo, andiamo a lavorare mezza maglia alta nel successivo. Già si forma da davanti. Di nuovo entriamo nel successivo, lavoriamo mezza maglia alta e mezza maglia alta, quindi ogni nocciolina viene separata da 3 mezza maglia alta. In questo lavoriamo punto nocciolina facendo 5 mezza maglia alta. Chiudiamo e facciamo e lavoriamo mezza maglia alta per chiudere. Quindi dobbiamo continuare a lavorare 3 mezza maglia alta. Nel successivo lavoriamo punto nocciolina senza chiudere con una catenella. Dobbiamo sempre chiudere con mezza maglia alta nella successiva maglia. Quindi abbiamo 1 1 2 3 4 5 6. Chiudiamo, prendiamo e lavoriamo mezza maglia alta. Quindi continuiamo così fino alla fine del giro. Si vede? Arrivando alla fine del giro, ho lavorato l'ultimo punto nocciolina, carichiamo il filo, è rimasto l'ultimo punto e lavoriamo mezza maglia alta per chiudere. E poi chiudiamo il giro con una maglia bassissima qui, una catenella, giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare a lavorare dal rovescio, ma mezza maglia alta in ogni punto disponibile. Continuiamo così lavorando mezza maglia alta
fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare a lavorare punto nocciolina al centro. Qui abbiamo il punto nocciolina, quindi contiamo 1, 2, 3 e qui dobbiamo lavorare punto nocciolina. Lavoriamo mezza maglia alta qui, nel successivo lavoriamo punto nocciolina. Chiudiamo e lavoriamo 3 mezza maglia alta, così abbiamo punto noccioline alternate. Nel successivo lavoriamo punto nocciolina. Chiudiamo, carichiamo il filo e lavoriamo mezza maglia alta, mezza maglia alta e mezza maglia alta. Quindi dobbiamo ripetere 3 mezza maglia alta, punto nocciolina e 3 mezza maglia alta. Continueremo così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare le 3 ultime mezza maglia alta. Andiamo a chiudere qui con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Questo è il risultato del punto nocciolina che abbiamo fatto. Il fondo e punto nocciolina. Adesso dobbiamo andare a ripetere da rovescio mezza maglia alta in ogni punto disponibile senza saltare un punto. Da dritto dobbiamo lavorare alternando punto nocciolina, lavorando 3 mezza maglia alta, punto nocciolina senza chiudere con una catenella. Chiudiamo sempre con mezza maglia alta nel punto successivo. Quindi continuiamo a lavorare così fino ad avere l'altezza desiderata, che vi lascerò scritta sopra. Arrivando a questo punto ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5 motivi. Quindi la nostra borsa misura 12 centimetri. Prendiamo l'uncinetto, dobbiamo diminuire i punti qua ai fianchi. Quando arriverò qui lavorerò in questo punto della nocciolina qui e passerò direttamente in questo punto, non lavorerò qui in mezzo, quindi verrà ridotto così il fianco. Cominciando da questo fianco qui, carico il filo, vado, vedete, a lavorare qua mezza maglia alta, continuo a lavorare mezza maglia alta in ogni punto disponibile fino ad arrivare a questo angolo qui a fianco. Arrivando qui a questo fianco qui, per diminuire carico il filo, entro qui, prendo il filo, non la chiudo, carico il filo, salto 1 2 3 4 nella quinta, carico il filo
e chiudo tutto assieme. Ok, carico il filo e continuo a lavorare mezza maglia alta in ogni punto disponibile fino ad arrivare qui, dove andrò poi a chiudere a questo punto. Arrivando a questo punto, a questo angolo, carico il filo, lavoro mezza maglia alta e vado a chiudere qui. Dobbiamo andare a lavorare separatamente sia di dietro e di davanti perché dobbiamo formare spazio per andare a applicare questa chiusura. Arrivando a questo punto tagliamo il filo . L'andremo a bloccare dentro. Adesso qui è davanti del lavoro. Io partirò qui. Vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6. Farò lo spazio qui a centro per poter montare la chiusura. Partirò da questa nocciolina, ma da dietro. Prendiamo il nostro filo e andiamo a lavorare mezza maglia alta in ogni punto disponibile. Di nuovo mezza maglia alta. Continuiamo a lavorare mezza maglia alta in ogni punto disponibile intorno. Ma ci fermeremo qui lasciando queste tre maglie non lavorate. Arrivando a questo punto ho lasciato le tre maglie senza lavorarli. Faccio una catenella e giro il lavoro. Di nuovo lavoro mezza maglia alta in ogni punto disponibile. Continuerò questo fino ad arrivare a questo punto. Arrivando a questo punto ho terminato di lavorare, misuro la chiusura, faccio 1, 2 e 3 catenelle e vado a chiudere qui. Carico il filo e lavoro mezza maglia alta in ogni punto disponibile. Continuo a lavorare mezza maglia alta fino ad arrivare a questo punto. Devo lavorare anche le 3 catenelle e poi chiudere il lavoro a questo punto. Quindi continuiamo a lavorare mezza maglia alta fino ad arrivare a questo punto. Arrivando a questo punto proviamo la chiusura. Dobbiamo chiudere il giro con una maglia bassissima. Rifiniamo il bordo con il punto gambero, lavorando una maglia bassa in ogni punto disponibile. In questo modo possiamo anche lasciarla senza lavorare il punto gambero.
perché di solito maglia bassa si lavora da questo verso, ma punto gambero si lavora da questo verso. Quindi continuate a lavorare punto gambero fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il punto gambero, tagliando il filo. Andiamo a nascondere il filo dentro. Di sistemarlo. Questo è quello che è rimasto da una bobina di filo delfino. Ho preparato già la fodera rinforzando con la tela adesiva. Ho cucito già per il fondo. Vedete, ho cucito due laterali e il fondo. Per il fondo andrò a piegarlo in questa maniera. E poi cucire queste due estremità per poter poi andare a montare dentro la borsa. Ho terminato di cucire i due laterali. Adesso prendiamo la borsa, andiamo a inserire la fodera. Ho terminato di inserire la fodera. Adesso prendiamo la nostra chiusura, togliamo i viti e posizioniamo questo qua per prendere il segnale dove andremo a fare i buchi e ritagliare la stoffa per poter montare la chiusura. Ritagliamo. Ho ritagliato già il buco. Prendiamo la nostra chiusura, lo inseriamo, passiamo di dietro all'interno, facciamo vedere lo spazio dove noi andremo a montare i viti. Prendiamo questo, lo inseriamo. Fissiamo la stessa cosa che andremo a fare in questo qui. E così ho terminato di montare la chiusura. Prendiamo questo, inseriamo e andiamo a posizionare la fodera per poter prendere la misura giusta. Prendiamo la matita e facciamo il segnale. Togliamo questo. L'altro segnale. Prendiamo e facciamo il buco.
Facciamo un altro buco qua, dove abbiamo fatto il segnale, e passiamo questa aletta. Prima di mettere l'aletta preferisco mettere questo e dare più sostegno, e poi metto l'aletta e blocchiamo tutto. Chiudiamo. Adesso l'ultima cosa da fare è andare a cucire la fodera con ago e il filo, quindi per non perdere il segnale lasciamo la chiusura e passiamo il filo di sotto e cominciamo a cucire la nostra fodera in questa maniera. Quindi continuiamo a cucire per tutto il giro. Ho terminato di cucire la fodera, la borsa si chiude in questa maniera, il fondo. Adesso andiamo ad agganciare la tracolla. Ho inserita la tracolla, la nostra borsa pochette è pronta. Non c'è bisogno della rete, il fondo, l'apertura. Il dietro. Possiamo anche utilizzare monomanico o anche portarla senza la tracolla a mano. Quindi spero che il tutorial vi piaccia. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!